Auguro pace e fratellanza ai membri di questi antichi popoli e auspico che la giornata odierna favorisca la cultura dell'incontro. Cari Rom e Sinti, pregate per me e preghiamo insieme per i vostri fratelli rifugiati siriani. Lo ha detto ieri Papa Francesco introducendo la preghiera del Regina Cheli. Ascoltiamo. Ai nostri fratelli e sorelle delle chiese orientali che oggi, secondo il calendario giuliano, celebrano la solennità della Pasqua, porgo gli auguri più cordiali. Signore risorto, li ricolmi di luce e di pace e conforti le comunità che vivono in situazioni particolarmente difficili. Un saluto speciale rivolgo ai Rom e ai Sinti qui presenti, in occasione della loro giornata internazionale, il Romano Dives. Auguro pace e fratellanza ai membri di questi antichi popoli e auspico che la giornata odierna favorisca la cultura dell'incontro con la buona volontà di conoscersi e rispettarsi reciprocamente. E questa è la strada che porta a una vera integrazione. Cari Rom e Sinti, pregate per me e preghiamo insieme per i vostri fratelli rifugiati siriani. Saluto tutti gli altri pellegrini qui presenti, i gruppi parrocchiali, le famiglie, le associazioni, e insieme ci poniamo sotto il manto di Maria, Madre della Misericordia. Giungono dalla Siria notizie terribili di bombardamenti con decine di vittime, di cui molte sono donne e bambini. Notizie di tante persone colpite dagli effetti di sostanze chimiche contenute nelle bombe. Preghiamo per tutti i defunti, per i feriti, per le famiglie che soffrono. Non c'è una guerra buona e una guerra cattiva e niente, niente può giustificare l'uso di tali strumenti di sterminio contro persone e popolazioni inermi. Preghiamo perché i responsabili politici e militari scelgano l'altra via, quella del negoziato, la sola che può portare a una pace che non sia quella della morte e della distruzione.